pronto? Pa, sono Luca. Ciao Lu, com'è che chiami? Successo qualcosa? No, pa, tutto bene. Ti ho chiamato solo per chiederti se mi puoi mandare un po' di soldi. Di nuovo? Te l'ho inviato la settimana scorsa. Sì, lo so, pa, ma... vedi, mi hanno rubato il portafoglio in metro. Rubato? Ma hai fatto denuncia? Sì, tranquillo. Ho già denunciato il furto alle autorità. Ah, ok. Allora, facciamo così. Ti invio 200 euro. Però stai attento, mi raccomando. E soprattutto fateli bastare fino a fine mese. Ok, grazie, va. Un abbraccio forte. E salutami mamma. Ciao Lu, mi raccomando, studia. Un caffè per favore. Ciao Nicola. Ciao Anna. Come stai? Insomma, ultimamente mio figlio mi dà qualche preoccupazione. Come mai? Che è successo? Niente di grave, però ogni settimana mi chiede sempre più soldi. Se non sbaglio Luca è fuori, ma come glieli mando? Con un baglio. Con un baglio? Ma è pure storia. Scusa, consigliami qualcosa allora. Allora, vieni da me, con una carta prepagata avrai più sicurezza, perché c'è il codice PIN, c'è il chip, c'è anche il servizio informativo SMS. Guarda, per me tutto questo è arabo, quindi forse è meglio il baglio. Vabbè, facciamo così, ci vediamo domani in banca. Va benissimo allora. Va bene, ti aspetto. Ciao. 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 Buongiorno, sto cercando Anna Grimaldi. Sì, è nella stanza alle mie spalle. Grazie, prego. Gentilissimo. Avanti. Ciao Anna. Ciao Nicola. Grazie. Senti Anna, ieri mi hai accennato, mi hai parlato di questa carta prepagata, sì. Ma vorrei capire meglio cos'è, come funziona. Allora, la prepagata è una carta che ti dà la possibilità di poter effettuare tutti i pagamenti tramite circuiti Visa o Mastercard, sia in Italia che all'estero, però senza l'utilizzo di contanti. Ho capito, quindi mica per caso è necessario aprire un conto corrente? Allora, no, non c'è bisogno, l'importante è non superare i 5.000 euro. Sei pazza, chi gli dà 5.000 euro mio figlio? Hai ragione. Comunque, a parte gli scherzi, quanto mi verrebbe a costare questa carta? Allora, se non sbaglio Luca ha meno di 26 sì, anni, sì. Quindi fino ad allora non pagherà nulla perché i costi di attivazione sono gratuiti, il canone annuo è azzerato. Dai 26 anni in poi andrai a pagare sui 12 euro annui, quindi pochissimo. Perfetto, grazie. Ok. Allora ti do l'incartamento. Guarda, te lo leggi, è una semplice firma qui. Grazie. Grazie a te.